La situazione migranti è insostenibile. È il giudizio della Commissione europea per scuotere il Consiglio straordinario Giustizia e Affari Interni, a cui verrà sottoposto il 25 novembre un piano d'azione in 20 punti sul Mediterraneo centrale. Di fronte all'impennata di arrivi irregolari su tutte le rotte, la priorità dei salvataggi resta, ma le questioni che verranno messe sul tavolo provano a scardinare l'indifferenza e i veti. Si prevede un codice per le imbarcazioni delle ONG, con il coinvolgimento degli stati dove le stesse sono registrate. L'Italia lo chiede da tempo. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, il migrante soccorso in acque internazionali è come se arrivasse nel territorio dello Stato di cui la nave batte bandiera. Si fa riferimento anche alla redistribuzione dei migranti e agli impegni fin qui ignorati del giugno scorso. Buoni propositi anche sui rimpatri e sulla modifica delle regole d'asilo. Per la Commissione europea servono soluzioni strutturali e non caso per caso. Come sempre, a dare concretezza saranno i fatti, o meglio i soldi. 580 milioni di euro che si metterebbero a disposizione per sostenere la crescita economica, l'occupazione e la prosperità dei paesi nordafricani. Presupposti che soddisfano il ministro dell'Interno Piantedosi, se non altro per le ambizioni del piano europeo sui meccanismi di solidarietà, sul ruolo degli stati di bandiera delle navi ONG e sui programmi di investimenti e di cooperazione con i paesi d'origine e di transito dei migranti.